ragazzi, e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e anche oggi, ragazzi, sono completamente senza voce. Lo state sentendo benissimo. Speriamo tra qualche giorno di poter riacquistare un pochettino quella grinta in più per commentare molto più vivacemente i nostri tornei, le nostre partite. Ma oggi, ragazzi, siamo qui, come potete vedere, a livello 1, il secondo profilo, sempre Xyuder YouTube, dove ho deciso, come sapete, per chi non lo sa, lo sentirà adesso, di non uppare, potenziare le carte e neanche il livello del giocatore. Quindi, come potete vedere, là in alto, livello 1, il profilo Xyuder YouTube e tutto il mazzo composto da carte a livello 1. E che carte oserei dire? 6 leggendarie, un Vortex e uno Spirito del Ghiaccio lo vanno a comporre 2312 trofei. Abbiamo quasi toccato i 2006. Poi ovviamente conosciamo tutti, Clash Royale è fatto a scale, quindi siamo scesi. Ma cominciamo subito il match di oggi contro il Tata dei Kanana. Boom! Ciao! Andiamo subito con una Princess, pronto a sparare davanti anche il Miner e il Mago Elettrico a protezione del quest'ultima. Vediamo cosa gioca lui, gioca il Mini Pekka. Wow! Vediamo cosa succede. Mini Pekka violentissimo. Princess ce la fa, ragazzi, lo tira giù e riesce a non tirare un colpo. Andiamo sicuramente a vortezzare tutto. Guardalo lì il Super Vortex, ragazzi, che devasta completamente qualsiasi truppa abbia lui voluto giocare. Infatti, scheletrini, Orda di Sgherri. Non c'è, sì, c'era forse anche l'Orda di Sgherri. Non lo so. Comunque la Princess è di nuovo sul ponte e comincia a sparare. Vediamo un attimo il Mago di Fuoco. Andiamo a counterarlo con una scintilla. Speriamo che lui usi la Zap, di modo da poterne giocare un'altra. E invece, cattivissima, la scintilla non perdona. Andiamo ad aprire con il Miner. Mettiamo dietro uno Spiritino del Ghiaccio, ragazzi. Il Mini Pekka è andato. Prepariamo. Wow, oserei dire, andiamo anche, esatto, doveva mettere proprio l'Orda di Scheletri. La Princess riesce a farseli, ragazzi, molto bene. Anche i Goblin però stanno entrando, gli mettiamo sopra un Mago Elettrico, evitiamo proprio qualsiasi colpo alla nostra torre, ragazzi. Mago Elettrico che si avvia verso la sua torre, parte con la prima serie di scariche e anche la seconda, ragazzi, lascia la torre a 58, entra il suo Stregone di Fuoco, mettiamo giù la scintillozza. Wow, gioca il barrel, wow, gioca anche i cosi, bene così, male così, però è stato il meglio che abbiamo potuto fare. 608 la torre, non riescono a danneggiarci di più. Andiamo a proteggere questa scintilla con il Miner, molto bene, molto male. Proviamo ancora a fermare tutte le sue truppe con il Vortex, questo mi permette di usare la Princess di nuovo per poter eliminare anche i suoi Goblin. Adesso davanti con la scintillozza, se lui gioca l'Orda io ho pronto il tronco. Gioca il Mini Pekka, ovviamente Mini che si fa proprio colpire così. Sbaglio a giocare il Drago Inferno sui Goblin perché ovviamente mi fanno la torre, ragazzi, dovete capire che non è proprio facilissimo giocare così. Comunque c'è una buona ripartenza di ben 3 truppe, andiamo a mettere anche la scintilla, pronto il tronco, invece no. Andiamo ad eliminarli, niente da fare, riusciamo solo a danneggiarli, non di certo ad eliminarli. Lui tira il barrel, noi ovviamente andiamo a troncheggiare senza difficoltà. È tutto da rifare, la Princess dovrebbe andare a colpire le sue truppe. Comunque evitiamo qualsiasi disguido mettendo un Mago Elettrico davanti. Apriamo ancora con la scintilla, lui bene che gioca il Pekka di là, la Princess se ne preoccupa. Andiamo allora a questo punto a togliere qualsiasi truppa, esatto, tipo quelli, peccato che non sono riuscito a fare meglio di così. Lui sta tirando ancora il tronco, leggermente spostato, lo andiamo ovviamente a fare il Tris, ragazzi, mamma mia, 3 serie di Goblin colpiti. Dobbiamo partire, mettiamo la scintillozza centrale, molto bene, perché lui ha messo lo Stregone del Fuego. Andiamo a mettere anche lo Spirito del Ghiaccio, la Princess, forza ragazzi, aiutatemi. Male così, riesce solamente ad entrare, ho sparato il minatore a casa proprio. Andiamo a tirare ancora il tronco, bene così, quant'è la sua torre? Non si sa, 17 secondi alla fine, 1234, mettiamo ancora la scintillozza, 1000 e qualcosa, non ce la faccio.
Non ce la faccio, provo a giocare il drago, ma non riesco sicuramente a vincere. Possiamo solamente sperare in un pareggio, cosa che infatti avviene proprio in questo momento, ragazzi. Il primo pareggio, comunque questo, ragazzi, era un livello 9. Voglio semplicemente ricordarvi, e la Tata che ci fa anche i pollicioni in su, sebbene abbia sofferto come un cane. Andiamo a vedere se c'è qualche novità nella parte speciale qua, nel negozio. Niente di bello, non abbiamo neanche offerte interessanti, quindi direi di non indugiare oltremodo e prima di entrare a fare il chest opening facciamone un'altra. Vediamo di salire almeno un pochettino con i trofei. Dominic dei German English, questi personaggi un po' ambigui, nati in Inghilterra, ma di forte tendenza tedesca, che si mangiano i crauti proprio alla mattina. Alle 7:15 apriamo con la nostra Princess, lui mette lo stregone, andiamo sicuro sicuro a fermarlo. Oh shit! Andiamo a deviare tutto col Vortex, tutto col Vortex, Vortex col tutto. Ci sono i luridi, ragazzi, che vengono proprio spostati, vanno sulla mia torre di sinistra. Il Drago Inferno non può nulla, ovviamente ho perso la mia torre, allora per questo andiamo a fermare. Non l'ho persa per un pelo, andiamo un attimo a ghiacciare e con il Mago Elettrico a danneggiare lo Grider. Intanto di là è entrato uno Drago Inferno che non si è preoccupato minimamente di loccare gli scheletrini, che invece si sono senza nessun problema fatti la mia torre. Vediamo di riuscire a fare qualcosa, ragazzi, è proprio dura e sono veramente veramente in una situazione di grande difficoltà. Vediamo con la Princess di eliminare perlomeno le sue guardie, riusciamo a tirarle giù. Lui riapre ancora con uno stregone di fuoco, mettiamo il Drago Inferno per fargli subire i danni, bene così che la Princess può colpire le truppe. Purtroppo anche lui ha il Mago Elettrico, quindi riusciamo solo neanche ad eliminare quelle due truppe. Andiamo a mettere di nuovo il Miner che va sul Mago Elettrico, riesce a salvare la torre. Miner che in questo momento entra nella sua area di gioco, fermato purtroppo dai luridi cavernicoli. Proviamo a metterci un Mago Elettrico, ma sarà veramente inutile da giocare, a meno che io non metto un tronchettino che riesce a togliere anche un po' di scheletrini, ma non c'è proprio nulla da fare. È andata giù il mio castellone centrale. Andiamo a sparare un tornado per raggruppare le truppe, nello stesso momento danneggiarle, ma il mio castellone, ragazzi, è rimasto 52. Proviamo a congelare lo Grider, proviamo a mettere il Miner, non abbiamo voce. E niente da fare, ragazzi, va giù così il castellone centrale. Veramente, veramente sofferta questa partita. Ma non piangere, non piangere, porca miseria. Allora direi di andare, cacchio, la tiro fuori dal dentro la voce, non mi interessa se non ce l'ho. Andiamo ad aprire allora il chest di oggi. Speriamo almeno qui di fare un pochettino più bella figura. 197 i gold, 3 i luridi cavernicoli, 11 sgherri, 15 spiriti del ghiaccio e 3 giant. Ancora niente di buono. I due pauletti omaggio della giornata, 78 di gold, una Valkyria, 9 giganti royal, non ci danno assolutamente niente. Proviamo ad aprire l'ultimo dei bauli omaggio, speriamo sia un pochettino più buono. 74 di gold, un Moskvich e 9 scariche, ancora niente di buono per me. Proviamo ad andare dentro a fare l'ultima partita, speriamo di essere vittoriosi questa volta, vorrei tanto tanto dedicarvela. Comunque ne approfitto, ragazzi, per ricordarvi di attivare la campanella, ragazzi, sul mio canale YouTube per rimanere sempre aggiornati sui video che carico e sugli streaming che faccio, ma lo vedo che siete in tantissimi a guardarli. Comunque siamo contro GG King del clan Yayoi, che apre con una serie di sgherrini. A me non me ne frega che mi dici wow, non mi frega proprio niente. La Princess apre la strada al Mago Elettrico, andiamo a spingere ancora con Drago Inferno, lui gioca un mastino, è buona cosa avere di nuovo un Drago Inferno per fermare il suo mastino, che comunque il drago riesce a loccare la torre. Tiriamo un tronco sbagliato, comunque riusciamo a eliminare parecchie truppe. Proviamo a spostare il mastino un pochettino, il mastino un pochettino. Il Mago Elettrico continua a devastare senza paura. Princess dietro, speriamo che sia pronta mentre faccia esplodere i cuccioli lavici. Ho giocato male lo spiritino, l'ho giocato male, però guardate, Mago Elettrico e Principessa insieme a torre cercano in tutti i modi dannatamente di fermare la sua mongolfiera, che comunque fa esplodere la bomba, lascia 105 la mia torre di destra. È il momento di cacciare giù la scintilla, vediamo, aspettiamo 10 di mana e poi la giochiamo.
L'idea è no! L'ho giocato un quadratino sbagliato. Fa niente, scintillozza, che se ne va di là. Dobbiamo giocare obbligatoriamente il mago elettrico, altrimenti perderemo la torre. Bene così che lui gioca un fulmine. Vediamo se riusciamo a entrare col miner. Entro col miner, ma la sua torre ha già bloccato il mio coso. Quindi Princess per deviare lo sgherrone. Bene così, non gliela facciamo passare. Non glieli facciamo passare. Spreca anche l'orda. La mette di là. La Princess ovviamente non ha difficoltà a tirarla giù, e a questo punto Drago Inferno di nuovo. Vediamo se riusciamo a ripartire. Bravo che ha giocato di là. Bravo, vediamo se è pronto anche il Vortex a spostare la sua mongolfiera. Avrei dovuto spostarla più indietro, sinceramente. Comunque vedo che non ci sono grandi difficoltà. Mettiamo il miner davanti che deve subire i colpi. Invece la Princess riesce senza paura a fermare. Ragazzi, stiamo difendendo veramente bene. Ok, non ci credo che ha usato un fulmine sulla mia torre. Non ci credo. Vediamo se riusciamo con qualche cosa di più interessante che un mago elettrico a ribaltare la situazione. Ovviamente no, gioco male, quindi bisogna ricominciare tutto e giocare la Princess sulla sinistra. Vediamo un pochettino se aprire, non ci credo. Andiamo a spostare la mongolfiera e lasciamo che sia il Drago Inferno a preoccuparsene. Mago elettrico davanti, in modo che proprio non la facciano neanche arrivare. Apriamo lunghissimi con un minatore e direi di mettere una seconda Princess. Bene così, miner è andato direttamente ovviamente sul castello centrale. 52 secondi alla fine, lui mette il mastino, io metto la scintillozza. La scintillozza che ovviamente è presa dal mega sgherro e anche abbiamo un po' di difficoltà con il mastino. Andiamo un attimo a bloccare le sue truppe. Mago elettrico, lo giochiamo centrale, riusciamo in qualche modo a difenderci e prepariamo la ripartenza. Il minatore che parte lunghissimo, che parte lunghissimo. Lui gioca di là una mongolfiera. Devo avere subito veloce il mio vorticino. Torna indietro. No, manco la mongolfiera. No, va bene, riusciamo a salvarci comunque. 892. Mago elettrico, lo mettiamo ancora sotto, apriamo con il miner. Ragazzi, è impossibile, nuova mongolfiera per lui, dobbiamo metterci sopra obbligatoriamente il Drago Inferno e il coso del ghiaccio, riusciamo a congelarlo, arriva a 132, a 132 il suo castello centrale. Ragazzi, mi dispiace. Ragazzi, mi dispiace davvero tanto se non sono riuscito a vincerne neanche una oggi per voi. Peccato, però come potete ben immaginare, il deck con tutte le carte all'uno è veramente molto molto difficile da giocare. Vabbè ragazzi, oggi ci siamo divertiti un pochettino così con il livello 1, giusto per spezzare la monotonia. E io vi ricordo le due robe, quelle semplici semplici, di fare un salto sulla pagina Facebook Clash Royale Total War e sul sito internet Supercell Italia Fan, dove troverete un po' di miei video. Noi ci vediamo domani o più tardi con il prossimo video o il prossimo streaming. Ciao!